Giunge alla 16ª edizione il rapporto Excelsior della Camera di Commercio di Arezzo, lo strumento che analizza i fabbisogni professionali e formativi delle imprese aretine nei settori industria e servizi. Lo studio per il 2012, realizzato in accordo con il Ministero del Lavoro ed inserito nel programma statistico nazionale, evidenzia soprattutto la criticità nelle previsioni di assunzione da parte delle aziende aretine. Le aziende che pensano di assumere quest'anno si sono ridotte, sono il 13% del totale delle aziende. Chi pensa di assumere comunque assumerà con contratti a tempo determinato, il 70% delle nuove assunzioni sarà fatto con contratti a tempo determinato, talvolta ecco, queste nuove assunzioni saranno per profili un pochino più bassi, quindi meno onerosi per le nostre aziende. Il 20% delle aziende che noi abbiamo interpellato sarebbe anche disponibile ad assumere solo se trovasse profili coerenti con i propri bisogni, quindi tante volte mondo della formazione, mondo del lavoro e mondo dell'impresa non riescono a trovare il collegamento giusto. C'è meno voglia di assumere, ma questo ce l'aspettavamo, ma da un altro punto di vista invece sono tante le aziende che si dedicano all'export che sono disponibili ad assumere, quindi io credo che tutto il compito della Camera, il compito politico debba andare incontro a questa esigenza, partendo dalla formazione. Lo stiamo facendo con l'alternanza scuola-lavoro, lo stiamo facendo con un rapporto col liceo artistico, con l'istituto professionale per quello che riguarda il mondo dell'oreficeria, stiamo per farlo nell'alta formazione grazie all'aiuto del professor Biggeri, rivolgendosi ai bisogni delle aziende.